Direi che se ci siamo possiamo iniziare. Vai, dai. Buongiorno, grazie per essere qui. Oggi vogliamo fare una puntata, diciamo così, sulle partecipate, visto che le partecipate rappresentano da un lato un nodo cruciale dell'amministrazione comunale, dall'altro sappiamo che in questi anni la gestione delle partecipate ha suscitato diverse problematiche e molte critiche, e appunto approfittiamo per fare il punto, in qualche modo mettere un punto fermo sulla gestione di questi ultimi anni, e intendendo non solo l'ultima consigliatura ma anche un po' quelle precedenti, per vedere come sono state gestite in questo periodo. Do la parola a Matteo, che l'ha seguita diciamo direttamente, avendo partecipato alla commissione bilancio in questi 5 anni di consigliatura. Partiamo subito dalle precisazioni di ordine più politico rispetto a quello che è la posizione del Movimento 5 Stelle, in generale la posizione del Movimento 5 Stelle di Carrara rispetto alle società partecipate che gestiscono servizi pubblici essenziali. Mi piace sottolineare che la mia esperienza in questo senso nasce non solo dalla presenza attiva in Consiglio Comunale nella commissione che si occupa di queste questioni, ma parte più da lontano, con la partecipazione come attivista, quindi membro di associazioni che hanno promosso in questi anni l'adesione della strategia Rifiuti Zero in tutta Italia, e come membro del comitato referendario per l'acqua pubblica. Il mio percorso è stato questo. E poi chiaramente, una volta entrato in consiglio, ho avuto modo di conoscere e approfondire queste tematiche, chiaramente per la parte che riguarda più strettamente le partecipate del Comune di Carrara. Guarda, innanzitutto è opportuno dire, sottolineare qual è la nostra posizione rispetto alla politica che il Partito Democratico sta portando avanti in Italia, in Regione Toscana e nel Comune di Carrara, e che propende per la privatizzazione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al servizio per la raccolta dei rifiuti e al servizio idrico. Ora, per quanto riguarda il servizio idrico, noi abbiamo Gaia, che è ad oggi una società a capitale interamente pubblico, perché i soci sono tutti i comuni che sono serviti da Gaia S.p.A., quindi, come sapete, il comune di Carrara, il comune di Massa, i comuni della Versilia e qualche comune sparso per la Lucchesia. Ora, voi come sapete, Gaia già nel 2011 era oggetto di un processo molto avanzato di privatizzazione, perché era partita una gara. La gara è stata fermata in ottemperanza a quello che era stato l'indirizzo politico dato dal popolo italiano con il referendum del giugno del 2011, ma questo processo in Regione Toscana in realtà non si è mai fermato, perché la Regione Toscana intende accentrare il servizio idrico su un'unica partecipata a livello regionale e chiaramente privatizzarne parte del capitale. Noi chiaramente ci opporremmo e ci siamo opposti in tutte le sedi in cui siamo presenti, comunale, regionale e nazionale, con la nostra parlamentare che è venuta anche qua a Carrara poco tempo fa, Federica Daga, che ha proposto una legge sulla base di quello che era il lavoro fatto dal Comitato per l'Acqua Pubblica, legge che è stata purtroppo modificata dal Partito Democratico, sempre in un obiettivo di privatizzazione del servizio. Ma quello che ci vede oggi più da vicino, che ci riguarda più da vicino, è il problema di Amia S.p.A., anch'essa interessata da un procedimento di privatizzazione, prima di accorpamento assieme alle province di Pisa, Lucca, Livorno, e poi di successiva privatizzazione.
procedimento che era già in stato avanzato, che il Movimento 5 Stelle ha ostacolato grazie al sindaco Filippo Nogarin e che noi continueremo ad ostacolare. Tra l'altro, su questo punto voglio sottolineare la proposta di legge del nostro consigliere regionale Giacomo Giannarelli presentata, in cui si prevede che le aziende come Amia che si occupano di raccolta rimangano a capitale interamente pubblico. E questo dobbiamo dirlo ai cittadini, perché è importante che sappiano qual è la politica che il Partito Democratico sta portando avanti. Privatizzazione dei servizi pubblici essenziali, sanità, servizio idrico, servizio di raccolta dei rifiuti. Perché? Beh, solamente sulla gara per la raccolta dei rifiuti a livello del nostro ambito, quindi delle quattro province di cui abbiamo parlato, vale 7 miliardi di euro. Abbiamo visto tutti che cosa è successo nel sud della Toscana. Penso non sia necessario da questo punto di vista aggiungere altro sulle scelte scellerate che il governatore Rossi, il Partito Democratico e tutti i suoi alleati, a cominciare dal Partito Socialista, stanno portando avanti a discapito dei cittadini. Vi sono poi chiaramente sulle nostre partecipate alcuni concetti che vogliamo portare avanti, quindi recuperare spazi di efficienza che la politica purtroppo ha fatto sì che queste aziende perdessero, come attraverso una gestione clientelare, attraverso una gestione elettorale, utilizzando le nostre società partecipate come poltronifici su cui dovevano sedere funzionari di partito. E gli esempi li sapete meglio di me, non serve che mi metta qua a fare nomi e cognomi, perché chi è stato nel consiglio l'amministrazione di Gaia lo sapete bene, così come chi è seduto nel consiglio di amministrazione di Amia ed Acquafarma. Non è possibile, non è ammissibile che i nostri cittadini paghino le bollette dell'acqua tra le più care d'Italia. Guardate che il fallimento del Partito Democratico da questo punto di vista è evidente, il fallimento del CERMEC, il fallimento di RR, il buco di bilancio emerso in Acquafarma e quello di ieri della Casa di Riposo, evidenziano tutta l'incapacità di PD e di PSI di governare le aziende pubbliche. Quindi lavorare per avere tariffe il più possibile vantaggiose e per avere servizi di qualità attraverso sistemi di verifica, scusate, della customer satisfaction degli utenti, analisi della soddisfazione dei clienti, dei servizi offerti chiaramente dall'azienda pubblica. L'altro tassello, non meno importante, di cui accennavo prima, è quello relativo ai criteri di nomina nelle società partecipate. L'abbiamo già detto, l'abbiamo scritto nel programma, ci torniamo sopra perché secondo noi è un punto fondamentale. Gli amministratori delle aziende pubbliche non devono essere militanti di partito, devono essere persone che hanno competenza, che hanno comprovate esperienze e professionalità e che possano permettere all'ente di perseguire gli obiettivi che si pone. E quindi stravolgeremo quelli che sono i criteri di nomina che oggi sono stati fino ad oggi applicati da PD e PSI. E quindi le nomine appunto saranno fatte sulla base di effettive competenze. Introdurremo quindi dei criteri di nomina trasparenti, permettendo tra l'altro a tutti i cittadini di Carrara che vogliono dare il loro contributo di iscriversi ad un apposito albo che sarà pubblicato sul sito del comune, dove loro potranno inviare il loro curriculum. Queste cose che io vi sto dicendo, badate bene, non sono cose che noi tiriamo fuori oggi a fini elettorali, ma sono incardinate in una proposta di delibera che noi abbiamo presentato nel 2015 in consiglio comunale, o meglio
abbiamo provato a presentare, perché voi sapete che è diritto dei consiglieri proporre modifiche ai regolamenti comunali. Tra l'altro il regolamento sui criteri di nomina era datato 2007 ed era stato abbondantemente superato dagli interventi legislativi successivi, e in quel regolamento che noi abbiamo modificato con il parere tecnico favorevole degli uffici, quindi era una proposta ammissibile, tecnicamente valida, abbiamo modificato alcuni punti prevedendo, oltre che la creazione dell'albo, un confronto nella commissione consigliare competente sulle persone che si dovevano andare a nominare. Questa proposta di delibera è stata chiaramente osteggiata dalla maggioranza. La proposta di delibera doveva essere discussa una volta presentata entro 30 giorni in commissione, non è stata discussa, ho più volte sollecitato, allora l'abbiamo dovuta portare in consiglio comunale. Il consiglio l'ha rimandata alle commissioni affinché finalmente la prendessero in esame, anche perché noi l'abbiamo detto, questa è la nostra proposta, il vecchio regolamento è datato, va comunque modificato, vediamo, siamo pronti a ricevere contributi propositivi da parte della maggioranza. Purtroppo noi siamo andati in commissione, abbiamo presentato le nostre cose al secondo giro, dopo quindi mesi. Dalla maggioranza in commissione non è arrivata alcun suggerimento propositivo e, come si evince poi dai verbali del Consiglio Comunale, è stato chiaramente detto che, a parte le scuse per non aver preso in esame la proposta, ma le scuse secondo me questi signori dovrebbero farle ai cittadini di Carrara per i danni che hanno fatto, non a me, è stato detto che si preferiva, da questo punto di vista, concetti come la snellezza del procedimento, quindi andava bene che il sindaco decidesse e poi mettesse nello stipetto dei capigruppo chi aveva il curriculum di chi aveva scelto. Tralascio considerazioni sul curriculum dei prescelti per ragioni di eleganza, e che tutto sommato, visto che loro avevano vinto le elezioni, si ritenevano assolutamente autorizzati a nominare chi gli pareva. Questo è, faccio i verbali se li volete vedere. Su questo punto mi piace sottolineare come PD e PSI fossero perfettamente d'accordo. E non finisce qua, perché leggiamo che Zanetti, candidato sindaco di una coalizione PD e PSI, ha aderito alla campagna Sai chi voti, campagna che è stata lanciata nell'ottica della trasparenza sulle nomine che l'amministrazione è tenuta a eseguire. Di che cosa si tratta? Ve lo cito testualmente. La campagna Sai chi vota dice, nelle sue premesse: troppe volte abbiamo visto nominare vertici di società partecipate o aziende pubbliche persone incompetenti, scelte non sulla base del merito, ma secondo logiche clientelari o di appartenenza politica. Ora, PD e PSI hanno fatto esattamente il contrario di quello che la campagna Sai chi voti richiede. A che ci chiediamo a nostra volta? Quindi vorrà dire che se Zanetti venisse eletto dovrebbe richiedere quantomeno le dimissioni di tutti i suoi sodali di partito che siedono nei consigli di amministrazione delle partecipate, perché non sono stati scelti davvero in base ai curricula, ma in base appunto alle logiche di partito. Perché facciamo questo discorso? Perché Zanetti è stato vice sindaco di Zubani, assessore di Conti e Segnanini, per non parlare di una precedente esperienza da consigliere comunale, e quindi ci chiediamo dov'era quando fallivano il CERMEC e l'RR, quali sono le forze politiche responsabili dei dissesti di Gaia e Acquafarma? C'erano loro al governo, quindi anche facile rispondere. Per cui chiediamo ai cittadini di avere memoria, di fare testimonianza dei misfatti compiuti da queste amministrazioni targate PD e PSI.
perché le aziende sono un patrimonio pubblico e quindi non possono essere trattate come carrozzoni in cui mettere quelli che volgarmente vengono chiamati i tombati della politica. Le aziende devono portare benefici alla cittadinanza, non devono essere un ulteriore dissesto al già dissestato bilancio comunale. Possiamo anche chiudere qua, se avete delle domande siamo disponibili. Se diventerà sindaco, quindi cambierà tutti i vertici. Appena è possibile cambiare vertici, la prima cosa da fare è quella, ovviamente, nell'ottica della trasparenza e della competenza. Alla scadenza o appena... Dipende... Allora, sicuramente andremo a rimuovere gli amministratori di società che sono controllate dal Comune di Carrara. Quindi su cui il Comune di Carrara non si deve confrontare con gli altri comuni, Acquafarma, Amia, Intesta. Scrivi, andiamo a casa. Poi devo dire che per fortuna su altre nomine, in cui probabilmente hanno concorso anche altri enti, magari sono stati scelti dei professionisti, cioè noi faremo una scelta, una cerita. Se la nomina è di un militante di partito che secondo noi non ha le competenze per stare in quel posto, noi lo rimuoveremo. Sicuramente rimuoveremo Amia e Acquafar, questo è sicuro. Poi sulle altre ragioneremo, perché uno, dobbiamo confrontarci con gli altri comuni, con gli altri enti che comunque sono soci, quindi hanno voce in capitolo sulle nomine, tipo Cerme. Su Gaia, ad esempio, Gaia abbiamo il 20%, quindi. Per quanto riguarda Amia, cosa fate? Vi staccate prima dall'accorpamento e poi dopo dalla privatizzazione? Cioè, metterete i passaggi? Ci riserviamo di non rivelare le nostre strategie, l'indirizzo politico l'abbiamo dato. Sapete che il Comune di Livorno è andato per vie legali, ha fatto delle denunce alla Guardia di Finanza, quindi. So se si può addivenire a più miti consigli in via politica, credo che ne saremmo tutti più felici, anche visto quello che è successo nel sud della Toscana, e se si può cercare una posizione mediana con la regione, noi saremo ben volentieri. Altrimenti, se il Partito Democratico continuerà a comportarsi in modo arrogante, superficiale, pensando di aver capito di come funziona il mondo, tra l'altro su posizioni che sono state smentite dall'autorità garante per il mercato, che ha fatto uno studio sul servizio di raccolta dei rifiuti, evidenziando alcuni punti che, guarda caso, sono allineati con quello che dicevamo noi, cioè che cosa? Che le aziende gestiscono raccolta non devono essere le stesse che fanno lo smaltimento, che l'ambito su cui si deve agire è un ambito di circa 100.000 persone, che le gare, se proprio si devono fare, noi siamo contrari, perché come abbiamo detto noi siamo per una gestione pubblica e quindi sulla base di affidamenti in house comunque non dovrebbero avere durata superiore ai 6 anni, mentre quello della regione ne prevede 20. Cioè sono tutte cose che su cui secondo noi si deve discutere, perché se ad esempio la soluzione che ora tutto là più per far capire qual è il nostro atteggiamento che non per, è quella di accorpare le aziende che fanno raccolta di massa di Carrara, questo potrebbe avere un senso, perché comunque rientriamo in un numero di utenti di 120.000 persone, sono aziende simili, cioè che fanno le stesse cose, allora questo ha un senso. Ma mettere insieme aziende di territori diversi, che fanno cose diverse, perché ci sono, mettiamo insieme aziende che fanno smaltimento con aziende che fanno la raccolta, su un bacino di utenti di oltre 1 milione di abitanti, beh, allora questo, e oltretutto con un programma di privatizzazione già avviato, noi su questo siamo nettamente in contrasto. Se la regione sarà in grado di mandarci un commissario, proverà a farlo.
Tra l'altro, da questo punto di vista, si intreccia il diritto commerciale, si intreccia col diritto amministrativo, quindi credo che litigare, al di là delle posizioni diverse, litigare non faccia comodo a nessuno. Noi crediamo che, forse in questo siamo ottimisti, che si possa arrivare anche a rivedere la legge regionale, come detto, magari tenendo conto anche di quello che è stato il contributo propositivo del Movimento 5 Stelle a livello regionale. Pensate anche a una riorganizzazione di AMIA, ad esempio, questo è un problema che mi si è presentato ieri mattina, il fatto che AMIA gestisca anche il personale di teatri, musei, eccetera, che adesso in quel personale entreranno tutti i vigilini che non hanno più un ruolo e per cui andranno persone completamente incompetenti in ruoli che non c'entrano nulla. Ci sarà una revisione di questo oppure la sono, sono aspetti così. Allora sono cose diverse, cioè i vigilini il loro lavoro lo sanno fare forse troppo bene. No, i vigilini quello che mi hanno detto ieri, li mandano a gestire il museo, è questo che non sanno fare. Non credo, no. Questo non è questo, no, quello io, ascolta, su quello che vogliono, no, noi ci teniamo ai musei, vorremmo che la cultura diventasse un volano dello sviluppo economico e sociale della città, per cui al di là di chi fa cosa, quelle cose vanno fatte bene, non possiamo pensare di improvvisarci da questo punto di vista, è un'ipotesi che scarterei, fermo restando che, come sapete, la legge ci impone di razionalizzare le partecipate, che non vuol dire chiuderle, non vuol dire chiudere i servizi, mandare a casa le persone, vuol dire semplicemente pensare a degli accorpamenti intelligenti, per cui posto che la Progetto Carrara va in liquidazione, i servizi che faceva la Progetto Carrara naturalmente non è che vanno a morire, li dovrà fare qualcun altro. Si può pensare ad esempio di riunire, cosa che è scritto anche nel piano di razionalizzazione delle partecipate Zubagnano, di riunire Acquafarme e AMIA insieme per ridurre dei costi di collegio sindacale piuttosto che non consiglio d'amministrazione. Queste sono cose che si possono fare, fermo restando quello che si diceva prima rispetto al servizio di gestione dei rifiuti. Sicuramente non faremo quello che hanno fatto loro, cioè creare altre partecipate, perché io posso scordare che la casa di riposo era praticamente un ente interno al comune ed è stato esternalizzato, cioè hanno fatto l'opposto di quello che la normativa, di quello che era l'indirizzo della normativa nazionale. Questi sono fatti e penso su cui si può, poi sento parlare di fondazioni, insomma, se abbiamo bisogno di altre carrozioni per alimentare contro l'ufficio interno, credo che da questo punto di vista abbiamo fatto abbastanza danni. Abbiamo già fatto la foto.